stato salvato da lui. Più che un incontro formale, quella del 14 gennaio 2012 sembrava una riunione tra cari amici. L'aula Minerva del Liceo Linguistico ed Economico Marco Polo ha accolto calorosamente Cecilia Mangini, la madre del documentario italiano. In un ambiente quasi familiare, Cecilia ha raccontato delle sue origini pugliesi, è nata a Mula di Bari, del distacco e dei numerosi ritorni alla sua terra. Trovato la Puglia, la mia Puglia. Però era la terra che conoscevo io, con la quale mi ero confrontata di anno in anno. La sua produzione, sempre in bilico tra la storia con la S maiuscola e i piccoli particolari salvati all'oblio, ha permesso la sensibilizzazione ai problemi della nostra storia recente. E a lei è dedicato il libro Con ostinata passione, di Gianluca Sciannameo, un giovane studioso di cinema etnografico, che l'ha accompagnata insieme a Maria Benante, di Teca del Mediterraneo. L'incontro ha catturato le attenzioni di molti studenti che hanno letteralmente sommerso la documentarista di domande sui più disparati argomenti. Io mi aspettavo moltissimo da questo incontro, ma avete visto come i ragazzi siano un po' sempre i protagonisti dei lavori che ho fatto. Ho detto a Gianluca Sciannameo, sai, mi sta prendendo la paura. La paura perché da parte dei giovani c'è il diritto di contestare, di non essere d'accordo. Invece ho trovato insieme a voi proprio un'empatia, diciamo, totale, di cui vi ringrazio tanto, perché in realtà ho detto delle cose un po' ispirate da voi, dalla vostra curiosità, dalle vostre domande, dalle vostre attese, e questo aiuta tanto. Quindi grazie, grazie. Non sono mancati momenti di riflessione, come quelli dedicati alla visione degli storici documentari di Cecilia, Sendalì, La Canta delle Marane, Tommaso, che oggi vedono di nuovo la luce, grazie anche al lavoro di Gianluca Sciannameo e del regista Davide Barletti, che, insieme a Lorenzo Conte, ha dedicato a Cecilia un bellissimo documentario, Non c'era nessuna signora a quel tavolo. Sono stati per me il pubblico che ogni regista, ogni documentarista sogna di avere. Grazie.